Parliamo un attimo del segnale, ragazzi. Sto utilizzando una PRS Silver Sky, la John Mayer. Entro in un compressore DynaCompressor ed in un boost, il micro amp della MXR. Ovviamente utilizzo questo bell'ampli della Hewen Kettner, il Tubemeister 40W spara all'impossibile. Esco dal send di questa testata ed entro nel multi effetto Helix LT con dei reverberi e dei delay e ritorniamo ovviamente nel return dall'uscita speaker, poi entro nell'aux box, bellissima, così non utilizzo la cassa, non disturbo i vicini, e poi entriamo direttamente nella scheda audio Apollo Twin. Ma vediamo un attimo questi bei accordi, io li chiamo accordi a chiappa like perché sono quegli accordi un pochettino ruffiani, ragazzi, che piacciono sempre un pochettino a tutti, molto di effetto, molto accattivanti, che possono essere suonati in tantissimi modi diversi. Siamo in mi minore, progressione super famosa, mi minore, la minore, re maggiore, sol maggiore, do maggiore, fa diesis semi diminuito, si maggiore o si settima, e poi abbiamo il mi minore. Ma le suoneremo, però suoneremo questi accordi con delle triadi aperte. Che poi andiamo ad arpeggiare, quindi queste triadi aperte avranno sempre la stessa struttura, quindi sempre fondamentale. Andiamo una corda in su e abbiamo la quinta, saltiamo una corda e abbiamo la terza. Quindi ricordatevi questa struttura. Per esempio, per l'accordo di mi minore abbiamo fondamentale, quinta, saltiamo una corda e terza minore. Quindi 7, 9, niente ed 8. Stessa forma per l'accordo di la minore, che suoniamo un set di corde in giù. Quindi 7, 9 ed 8. Per l'accordo di re maggiore abbiamo 5, 7, niente e 7. Sol maggiore stessa cosa, 5, 7, 7, quindi 5, 7, niente, 7. Do maggiore la stessa cosa, ragazzi, 3, 5, niente, 5. Fa diesis, in questo caso non suoniamo l'accordo minore settima quinta bemolle, suoniamo la triade diminuita. In quanto abbiamo il fa diesis, quindi tasto 4, tasto 5, niente e tasto 5, si maggiore, 2, 4, niente, 4 e mi minore, 2, 4, niente e 3. Mi raccomando, step numero 1, imparate le triadi. Ovviamente per rendere gli accordi più accattivanti andiamo a suonare delle triadi arpeggiate con una melodia. Questo è il primo esempio. Sto suonando 6 note per accordo. Le prime 3 note fanno parte della triade, quindi arpeggio la triade. Poi aggiungo altre 3 note che faranno parte della melodia, la chiameremo melodia, quindi accordo. E poi melodia, siamo in mi minore, quindi utilizzeremo sempre le note della scala di mi minore. In questo caso, dopo il mi, suonerò tasto 7, 8 e 9 sulla terza corda. E poi utilizzerò la stessa identica struttura per tutti gli altri accordi. Quindi la minore, triade. E poi la melodia, 7, 8 e 10. Re maggiore, triade. E poi melodia, 5, 7 e 7. Sol maggiore, triade. E poi 5, 7 e 7 sulla seconda corda. Do maggiore, triade e poi 5, triade e poi 3, 5 e 5. Sulla terza corda, fa diesis diminuito, triade e poi 3, 5 e 5 sulla seconda corda
Si, quindi triade e poi 5, 2, 5 e finiamo con la triade di Mi minore. Di nuovo molto conclusiva, prima la triade e poi 2 e 5. Molto molto bello. Ragazzi, con lo stesso sistema possiamo creare infinite variazioni. Per esempio, nella seconda sezione ho suonato una melodia diversa, ma la struttura è la stessa. Quindi abbiamo una frase ascendente e una frase discendente. Primo accordo, sempre la triade. E poi frase ascendente, 10, 7 e 10. Secondo accordo, frase discendente. La minore, triade. E poi la frase, 7, 10 ed 8. Re maggiore con frase ascendente. Triade e poi 8. 5 ed 8. Sol maggiore, stessa cosa, triade e poi 5, 8 e 7. Do maggiore, melodia a tasto 7, 3 e 7. Fa diesis diminuito. 3, 2 e 5. Finiamo con il Si, sempre la stessa frase conclusiva, e il Mi minore, che possiamo arpeggiare, triade del Mi minore. Quando lo suono velocemente è sicuramente un esercizio molto molto bello, molto accattivante. Parentesi a volo, con questo sistema possiamo anche suonare una progressione diversa da quella che abbiamo visto fino ad adesso. Per esempio, potrei cambiare l'ordine degli accordi, ma utilizzare lo stesso sistema. Quindi se suono, per esempio, Do, Re, Mi minore e Sol, potrei utilizzare le stesse triadi aperte con una melodia simile. Poi Do maggiore, Re maggiore e Mi minore, suonati un'ottava in su. La struttura è la stessa, ragazzi, triade e poi melodia. Tre note della triade e tre note della melodia. Le tre note della triade Mi minore e la melodia Sol maggiore, molto bella. Poi nell'ultima sezione ho addirittura suonato degli accordi ad 9, quindi sono uscito un po' dalle triadi aperte ed ho suonato degli arpeggi ad 9. Quindi basta visualizzare l'accordo ad 9, un accordo molto molto ampio, Do ad 9, Re ad 9, Mi minore ad 9 e
Sol ad 9, ma andiamo ad arpeggiarli però. 3, 5, 7 e 5 per l'arpeggio. E poi la melodia che sarà soltanto di due note. 8 e 7. Stessa cosa per il Re ad 9. 5, 7, 9, 7, 10 ed 8. Abbiamo il Mi minore. 7, 9, 11, 8, 12 e 10. Sol ad 9. 10, 12, 14, 12, 15 e 13. Molto molto belli, no? Poi abbiamo La minore, Sol con il basso di Si e finiamo con il Sol al tasto 15. E poi ho finito con questo Do Sus 2 e possiamo poi improvvisare qualcosa. Esercizio molto bello, accattivante, può essere studiato a diversi livelli, quindi partite con le triadi semplici e poi un po' alla volta aggiungete quello che potete. Io vi lascio studiare questi accordi e noi ci vediamo alla prossima.